Ecco con noi Michele Della Croce, candidato sindaco in queste elezioni amministrative nella lista civica alla mia città. Buonasera Michele, grazie per essere con noi nonostante gli impegni di questi ultimi giorni. Michele, sappiamo che in questo periodo stiamo vivendo una crisi delle istituzioni, nella fiducia delle istituzioni. Lei è stato per tanti anni timoniere della nostra nave, timoniere di Minervino. Qual è l'idea politica che in questi anni si è costruito? Ma senti, innanzitutto ringrazio Minervino Live per questa gentile intervista, Grazie a lei, Michele. insomma, no? E quindi quello che posso dire è questo: viviamo una fase, come dire, un po' delicata, specie il nostro comune, una fase in cui c'è molta incertezza, ci sono molti dubbi sul futuro, c'è molto lassismo, per non dire un pizzico di iniziale depressione di una comunità, secondo me, che non vede il futuro di se stessa, e quindi c'è lo smarrimento. Vuoi perché i ragazzi, insomma, soprattutto chi studia, chi fa l'università, insomma, a un certo punto della vita ha interesse a scoprire il mondo, a scoprire, quindi siccome le opportunità di lavoro, di impiego, di successo sono fuori dall'ambito locale, molto spesso la comunità si impoverisce sempre di più per questo aspetto, cioè quello della perdita dei talenti, del sapere della propria comunità. Questo di per sé impoverisce il territorio, impoverisce il sistema delle relazioni tra le persone, e molto spesso crea delle difficoltà. Noi viviamo anche una stagione in cui mancano le relazioni sociali tra nuove generazioni e un po' gli adulti della nostra comunità, mancano le relazioni tra le persone, tra le associazioni. L'unico mondo associativo che è presente, che vive, ecco, tutto sommato mette insieme le persone, è il mondo legato alla Chiesa, ma tutto il resto ormai sta scomparendo, tutti sono diventati delle agenzie come dire, di interesse di alcune cose, chi ti fa la pratica, chi non ti fa la pratica, mentre invece la stagione della rivendicazione dei diritti, dell'emancipazione anche culturale, professionale delle persone, così come l'abbiamo conosciuta in passato, si è smarrita. Questo è una delle particolarità in cui noi siamo caduti, ci siamo cacciati. Michele, nel suo programma politico rientrano lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio, punti importanti. Per quale strada, via, intende procedere e quali obiettivi lei si prefigge? Ma io innanzitutto distinguerei le due fasi. La prima è quella di offrire, ridare sostanzialmente, contribuire a ridare l'entusiasmo nelle persone. Le persone hanno bisogno di questo, non è qualcosa che si compra da qualsiasi parte, è una cosa che tu trasferisci nel modo di relazionarti. Il mio impegno è mirato proprio a questo, la mia esperienza, la mia conoscenza, metterla a disposizione di chi ha interesse a guardare in avanti nel nostro comune. La mia esperienza e le mie relazioni, frutto come dire, di questo riconoscimento che ho avuto dalla città di Minervino, da parte dei cittadini, degli elettori che mi hanno sempre votato in tanti anni. Io sono arrivato a fare il consiglio comunale a 21 anni, 78, mi occupavo di studi, insomma, no? Però guardavo con interesse quello che era il mondo che ci circondava, agli amici che andavano via, molto spesso erano amici non laureati, stiamo parlando di diplomati in quel momento, ma molti studenti medi che andavano via perché non c'era possibilità. Io ho fatto sempre tesoro di quelle relazioni, me le sono portate con me, e ogni momento che ho avuto la possibilità di intervenire, di intrattenere delle relazioni con chi che sia,
dal governo nazionale al governo regionale a quelli territoriali e quant'altro, non hanno fatto altro sempre che pensare a guardare, a portare quei momenti e quelle occasioni di possibilità di successo per il nostro territorio, per rimuovere alcuni ostacoli che determinavano questo. Michele, guardando un po' le sue esperienze pregresse, cosa pensa che sia cambiato nel territorio minervinese? Cosa pensa che sia cambiato nella nostra società? Quali pensa siano le nuove paure della nostra comunità e quali invece al contempo i nostri punti di forza? Ma io credo che la comunità debba ritornare a pensare al futuro. Negli ultimi anni si è smarrito proprio questo. Ne sono responsabili tante persone, tra cui anche personalmente quello di non aver ostacolato, forse di non aver letto in tempo debito questa situazione. Credo che chi ha la possibilità ha il dovere anche di intervenire per fermare questo declino culturale e sociale, che può essere anche economico, ma è soprattutto sociale e culturale. Da noi è difficile che sia la presentazione di un libro. Da noi è difficile che ci sia un qualcosa che valorizzi il sapere locale, le compagnie teatrali che operano a Minervino, le iniziative che si fanno durante il periodo estivo, soprattutto per far conoscere i beni culturali che noi abbiamo. Le iniziative e la promozione dei nostri prodotti tipici, sono questa la nostra ricchezza, non sono altro, insomma. Poi ognuno di noi ha il dovere di intraprendere le strade giuste che possono offrire un'opportunità. Quando si diceva del programma, per farne un esempio, non è concepibile che non ci si possa creare un minimo di opportunità per i giovani utilizzando i buoni lavoro, come si chiamano, insomma, i voucher, insomma, no? È opportuno che questa opportunità si conosca anche a tanti ragazzi che potrebbero essere disponibili nel fine settimana perché si rientra dall'università, o durante la settimana perché ci sono dei giardini da mettere a posto, dei beni culturali da valorizzare o da promuovere, delle guide turistiche. Tanti ragazzi che fanno questo tipo di percorso di studi potrebbero mettere a disposizione della comunità questa. Invece si fa pochissimo, anzi non si fa niente. Si preferisce mantenere il parametro della spesa del personale con qualche assunzione in più, può darsi molte volte va fuori Minervino, e non invece aiutare chi ha bisogno, chi vive in luogo e roba del genere. Così come quella della valorizzazione anche del sapere, cioè noi abbiamo la biblioteca comunale, dovrebbe essere il cuore centrale delle attività culturali, non dico una volta ogni 10 anni, ma una volta ogni 6 mesi si può organizzare un evento con la presentazione di un libro e ci saranno 10 persone, poi 20, poi 30, poi 40, poi 50, pian piano. Però la comunità vive se c'è l'intelligenza, se si sviluppa l'intelligenza nelle persone, altrimenti siamo tutti bravi. Io faccio sempre un esempio che porto con me, me l'ha trasferito un mio grande amico che era un docente universitario, un sociologo, insomma, mi diceva sempre: Michele, nella politica non dimenticare mai che bisogna pensare da piccoli e operare da grandi. Cioè, cosa voleva dire? I piccoli sognano, vogliono diventare ingegneri, giornalisti, vogliono diventare tutto nella vita, vogliono avere successo e hanno questo sogno, hanno questa visione. Operare da grandi significa avere la forza per fare quelle cose che si sognano, insomma. Molto spesso noi ci perdiamo perché prevale in noi l'egoismo, il distruggere l'altro invece di stare insieme con l'altro, e tutto questo ci fa smarrire il nostro sentiero, la nostra strada. Grazie Michele per essere stato con noi quest'oggi e salutiamo tutti i lettori di Minervino Live. Grazie a te. E le auguriamo anche un grosso in bocca al lupo per queste... Non si dice, credi, mi hanno detto lunga vita al lupo. Ok, va benissimo anche questo. Grazie Michele. Grazie a te, ciao.